Ciao amici, amiche, come state? Come state? Come state? Come state? Carina. Bella pipuzza. Ciao ragazzi! Ci vediamo quella di Sir Luca. Bella. Grande Sir. Piace, piace. E questa è Pipuzzo. Mi piace. Ah, anche questa con la montagna, che carina. Bellina questa qua gialla. Bella. Creator Flea Very GT7, grande. Beh, questa è sua del team. Costa, bella. Costa comincia ad avere un sacco di gente. Mi avvicini quello e mi metti sul 2 per cortesia. No, portali via. Per piacere. Sul 2 però, sul 3 è troppo forte. Grazie. 2? No, questo è 3. Ok. Ok, Vertex, Sharder, la sua, bellissima. E Sharder. Ciao, sound alert! Oh, che meraviglia! Bellissima! Wow! Sì. Bellissima con ormai la mia amica Sharder sa che c'è sotto, bellissima. Bellissima, amico mio. Bella, grazie. Il bello è che lui riesce a variare. Allora, questa è quella mia e guardate la sua, eh. No, non devo togliere, mi piace. Fantastica. Fantastica proprio. Bellissima. E la mia è questa qua. Bella. Vitto, mi dai il mio telefono per piacere, che non so dov'è? Devo condividerla live. Bellissima. Allora, io ho paura andare a scaricarla. Allora, la macchina è la Porsche 911. Ok. Io devo solo chiedere un mega piacere al mio amico Sharder, anche se adesso metto la tuta della Porsche. Bella.
Perfetto. Eccolo qua. Bellissimo la tuta. Ok. Leo, Leo, mi dai per piacere il mio cellulare? Dove è che è andato a finire il cellulare? Boh. Mi dai il cellulare, mo? Non rovinarli, che bisogno. Cellulare, sì. Non lo so, non lo cerchi per piacere. La macchina. No, aspetta, sono sulla BRZ. Allora, io spero che non si inchiodi tutto. Ciao Sandaler, ciao Stream Elements. Allora, la Porsche. Che è bellissima. Devi farlo squillare, mo. Devi farlo squillare. Ciao. Eccolo qua, speriamo ragazzi che non si inchioda. Grazie. Andiamo subito a correre, con la Porsche, con la livrea nuova che ha fatto il mio amico Sharder. Ok, perfetto. A volte si inchioda e mi fa cadere la live. Non so perché, ma succede. Twitch, 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 allora, amici miei, sto condividendo la live. Come state, grandissimi? Stasera c'è una sorpresa grandissima, grandissima del mio amico Marco, del mio amico Sharder Design. Una sorpresa bellissima. Guarda mo, guarda mo, la livrea. Che bella! Adoro questi colori, il rosso mi piace Mi dai sto tantissimo! bacio, metto qua mezz'ora. Guarda che roba. Wow, potenza! Ma che potenza davvero! Bella, bellissima. Fantastica, eh. Live Sì, adesso vado subito a correre perché voglio un po' imparare. Ma si è spostata la telecamera? Strano. O sono io troppo in qua, forse? girato un po' tanti. Dopo arrivo. Vado a fare 10 km in bici. È veloce, 10 km in bici. Super Aspetta che lo veloce. proviamo. Ciao, amore. Vediamo. Buona biciclettata, ok?
Ciao piccola. Ciao. Allora, primos de todos, leviamos os automáticos. E voglio anche togliere Ciao amici! Come state ragazzi, ragazze? Sto correndo con... Ma che stronzolone! Con la mitica Porsche 911, mi sportella, eh? Il computer mi sportella stasera. Eccola la mia amica Porsche, che quando vai a frenare o a dare giù il gas, questa ti si imbarcolla. Ciao amici, Andrea, guarda cosa ti fa vedere il tuo amico Marco Trans. Ciao Andrea, amico mio, mi siete mancati, dico la verità, però guarda, ho fatto 2 giorni ragazzi a non riuscire a fare la live, non avevo linfa vitale, stasera mi sono fatto una grigliatozza da panico, ho recuperato tutte le proteine, i carboidrati, tutto quello che volete per fare la live. È che questa Porsche, porca miseria, volevo farvi vedere, guardate la nuova livrea di Shader Design sulla mia Porsche, che meraviglia, dopo ve la farò vedere meglio, Allora, devo imparare a guidare un po' la Porsche, raga, perché sembra davvero... Infatti, l'altra volta abbiamo giocato con la Porsche, è andata più o meno... Diciamo più o meno, guardate che roba, guarda che roba la Porsche. Allora, domani credo, Andrea e i miei cari amici, che forse domani smonto la pedaliera, eh. Allora, sta Porsche non perdona, eh? Non perdona nessuno. Ok, se vai un pelino fuori traiettoria, questa Porsche non perdona. Ciao ragazzi, ciao amici e amiche di Twitch, vi siete mancati 2 giorni di assenza causa stanchezza, caldo e film, eh? Ho visto Prey, bellissimo, ve lo consiglio. Su consiglio dell'amico Lucas, che lui Predator praticamente è il suo pane, conosce tutto di Predator e gioca anche e fa streaming su Predator, Alien vs Predator, tutto quello che è Alien e Predator. Oh raga, incredibile, eccolo Luca, stavo parlando di te amico mio, che ho visto il film Prey ieri, bellissimo. E poi, ah no, aspetta, l'altro giorno ho visto Prey, che ti ho anche mandato la foto. E invece ieri sera ho visto, sul tuo consiglio, amico mio, Alien vs Predator, il primo. Che credo di averlo già visto, però mi sono accorto, forse alla fine del film, mia moglie mi fa, ma hai fatto vedere un film che abbiamo già visto. E vabbè, sì, effettivamente l'avevo già visto. Sì, grande Luca. Voglio, allora, stasera magari, se torna presto Carla, guardo Alien vs Predator 2, perché sono sicuro il 2 di non averlo visto, sì. Sì. E ciao ragazzi, amici e amiche di Twitch, sì, molto. C'era tra l'altro anche Raul Bova, Raul Bova, mi sono stupito un po'. Ah, mi spegni la luce? Ecco perché c'era qualcosa di strano. Ah, ecco qua. C'era Raul Bova. Allora, sta macchina, faccio una fatica a tenerla in pista, raga, che è una cosa impressionante, perché codesta cosa... Devo trovare un settaggio per la Porsche 911.
Secondo voi, perché mi parte così? Infatti, però c'era, però c'era. C'era, ci stava. Allora, devo trovare, vediamo se lo troviamo. Come state, amici e amiche? Come state? Allora, setting Porsche 911 RSR 991, chiudiamo la parentesi, del 17 GT7. Vediamo se trovo qualcosa. Domani mi arriva Black for Blood, l'ho pagato una cavolata. Oh, bello, Black for Blood, bello, eh. Back for Blood ce l'ho anch'io. Back for Blood, forse l'ho cancellato. Spero di no. Allora. Proviamo a vedere, ragazzi, uno addirittura. Vediamo un attimo se riusciamo a migliorarlo, 25:35. Ciao ragazzi, come state? Tre venti. Uno sette. Stiamo provando e... aspetta. Zero zero quattro. Come state, amici miei? Sto bene? Sto provando se... porca loca, ho sbagliato. Quella Axel! Cercavo un pilota e il suo team di supporto. Ciao, amici miei! Un pilota e supporto. Ingazzanzo. In che senso, amico mio? Spiegati. Allora. Sto cercando, ragazzi, solo un secondo, di fare un setting. One second, please, ok? Allora, la chat che ti fa da team di supporto. Fico! Figo! Team di supporto. 18. È una gran figata, amico mio. 1708 350 320. Ciao ragazzi! 45. Sto cercando di far andare un po' sta macchina, 36. Vediamo un attimo. 26, 35, 1, 10. Come state, amici miei? Tutto bene? Coppia iniziale, facciamo a 6. Come state, amici miei? Allora, mi dà la problematica. Ok, perfetto. Perfetto, perfetto. Allora, riproviamo, perché... prima era veramente un disastro. Dai, riproviamo. Ciao amici, siamo sulla nuova livrea di Marco Drums, guardate che bella, della Porsche 911 GT, vabbè, non me lo ricordo più,
ecco, se magari non facevo sta cacata era meglio. Aspetta che ricominciamo, va, perché devo provare il settaggio. Non devo provare. Comunque è bellissimo, guardate la nuova livrea del mio amico Sharder Design, bellissima raga. Dai, devo vedere se questo setting è migliore di quell'altro. Allora, non frena di più. Per frenare bisogna... Allora, io avevo la problematica qua, che quando frenavo mi partiva via e c'è ancora. Il Porsche è Porsche, raga. Il Porsche fa paura, amici miei. Bella Axe, grandissimo. Vediamo un attimo qua cosa succede. Niente, no, questa problematica la tiene ancora, Allora, la Porsche non si può assolutamente... Andrea, aiutami! La Porsche non si può assolutamente frenare in curva. È una cosa ridicola. Quindi, quando uno deve per caso toccare dentro il freno, se sta andando un po' troppo veloce, non puoi farlo col Porsche. Non è tanto bello, Devi impostare perfettamente la traiettoria prima, perché se vai a... Aspetta, proviamo, perché magari devo provare qualche giro, Vai. Adesso è andato molto meglio di prima. Perché per andare forte bisogna effettivamente spingere. Però questa roba Porsche... Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi? Buonas dos menigas. Ah no, oggi è giovedì. Pensavo che era domenica, ragazzi. Tre o quattro giorni che sono a casa, già è andato tutto in pappa qua. Scusami, mi sono solo appoggiato, Ok, allora, da sempre questo... Bella Franco! Buona domenica anche a te! Bella lì, raga! Buona domenica a tutti! Sono già fuori come un melone. Ho quattro giorni che non vado, sono già ingrassato. E scambio il giovedì per la domenica. Infatti, no, sai perché, Franco? Va bene che sono un po' svampito, ma la memoria non ce l'ho. Però oggi ho fatto una grigliatozza da paura, sono stato lì tipo un'ora e mezza a fare la grigliata e quindi è quello che mi ha confuso, perché le grigliate di solito le faccio o il sabato o la domenica. Ti va di... vuoi un po' di birra? Mi apri una bottiglietta? Te ne prendi un po' e mi dai il resto. Grazie. Grazie alla mamma Wanda, grande, grande. Allora. Allora, è un po' migliorato, devo dire la verità, anche se questa macchina... Perché quando giri devi girarti a 3687 gradi e non puoi solo scodare un attimino? No, devi proprio fare il giro completo del circuito. Questa pista la conosco bene, La macchina ancora no, raga. Possibile che... il setting... Uè, TM! Grande! Come stai? Grandissimo! Quella, Kevin! Allora, Kevin, tu mi sembra che oggi non giochi, Bella, raga! Si cambia marcia solo quando si può. Oh, magari andando così. Bravo, hai ragione TM, non si beve alla guida. Non fatelo voi, Mai. E poi così, guarda che roba. Guardate, le faccio tutte. Tutto quello che non si deve fare quando si guida.
anche WhatsApp. Tutta in seconda. Oh, grande, mi hai passato. Mi ha dimostrato che si va fuori strada. Esatto, questo è un corso di guida sicura, ragazzi, che se bevete, guardate il cellulare mentre guidate, la stecca la fate sicuro, eh? Quindi mi raccomando. Hai visto? Avete visto, raga? Non si può bere mentre si guida. Bravo Franco. Facciamo anche un po' di intrattenimento intelligente, non solo guidare, ridere, scherzare e basta. Allora, non si beve quando si guida e si sta attenti. Musica anche bassa, eh? Tanto non è una discoteca la macchina. Esatto, bravo. Io tra 5 minuti che sono un po' astemio comincio già ad andare tutto storto, vedrete. E questa è un'altra dimostrazione che se bevete non andate forte, ok? Bravi, bravi. Allora, il mio amico Kevin mi ha mandato un altro setting. Visto che questo non funziona, non funziona. Guardate che bella la livrea, ragazzi. Qua posso bere, eh? Salute a tutti, ragazzi. Diretta col limone, ragazzi, è qualcosa di eccezionale, eh? Guardate che bella la livrea che mi ha fatto il mio amico Shadow Design. Guarda Kevin, Franco, Andrea, PM. No, io non faccio pubblicità, però no, è quella che inizia con la P e finisce con la I. con la Chill Lemon. Bravo TM, hai... Oh my god! No, no, è giusto quello che ha scritto TM. Chili lemon con il limone, ragazzi, è spettacolare. Le birre troppo dure non mi piacciono, perché non sono uno che beve birra, non bevo alcol. Quindi queste qui un po' scialacquate, tipo da fichetta, mi piacciono. Ok. Spettacolare per uscire di pista, bravo, bravo. Ma il mio è solo per far vedere, ragazzi, che non si beve realmente, non si beve quando si guida, eh. Se bevete, fate venire a prendervi dai genitori. Ciao zio Mario! Lemon soda, Manue! Sentite qui, anche con... Allora ragazzi, vi faccio vedere la macchina che mi ha fatto Shard. Ciao zio Mario, grandissimo. Da tanto che non ci vediamo, amico mio. Dobbiamo fare anche una cacchio di live, eh. C'è un gioco fighissimo, zio Mario, che si chiama Multiversus, che secondo me io e te spacchiamo a farlo, eh. Calmi, è già ubriaco. Minchia, la miscela beve. Axel beve la miscela. Stai lavorando un sacco, zio Mario. Amico mio, io... Adesso sono a casa 4 settimane, però prima di queste 4 settimane ho fatto 2 settimane di inferno. Ho dovuto fare tutti i pezzi che vanno in Tetra Pak, tutti i pezzi che andavano per le barche, treni. Quindi ringraziatemi se i treni frenano. Se non frenano, non li ho fatti io, eh. 4, amico mio. Ciao Davide! 4 settimane. Oh, 4 settimane di divano, videogiochi. Mia moglie voleva portarmi in ferie, ho detto no, ti prego, se vai tu al mare, vai tu, non portarmi via dalla mia PlayStation. Avrei fatto i freni con una Peroni. No, non bevo mai. Quelli vai tranquillo che sono a posto. I freni quando sono sul controllo numerico, vai tranquillo che i pezzi sono tutti OK. Se no c'è da preoccuparsi, eh. C'è da preoccuparsi tutte le volte che frena. Ma vada con la Ferrari. Allora ragazzi, è arrivato il mio amico Davide. Gli faccio il giro con la Ferrari. No, oggi non salirò mai più su un treno. Sai quanti cacchio di treni ti sei fatto, amico mio? Guarda cosa ti do, Davide. Guarda, Davidino, faccio un paio di giri con la Ferrari solo per il mio amico Davide, eh. E la facciamo su Monza, amico mio.
su Monza, Davide, te la faccio su Monza. Anzi, te la faccio su Monza, dai. La facciamo a livello pipparola, perché allora dopo la birretta e come dice il buon TM, alla salute, raga. Non si beve quando si guida. Eccola qua la Ferrarina per il mio amico Davide, gliela facciamo vedere anche da dietro, dai. Bella Davidino. Allora, devi scusarmi che non sono entrato nelle tue live in questi giorni, Davide, ma sono stato 20 centesimi, ci arrivi. Oh! Oh! Non lo so se ci arrivo, TM. Non ci arrivo. Non arriviamo neanche ultimi. Cos'è ultimi? Dodicesimi? Diciottesimi? Vabbè, dai. Oh, guarda da dentro, Davide. Oh, Davidino. Dai, 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 dai. Corriamo, corriamo per Davide. Frena, frena, Ferrarina, frena, Ferrarina. Vabbè, 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 vabbè. Ma perché si gira? Perché si gira? Perché si gira? Perché si gira? Oh, e frena, e frena. Mamma mia, ragazzi. Su già ubriac. E Davide, non si beve prima di guidare, eh? Non si beve, amico mio. Non si deve bere. Guarda che roba. Dai, guarda che ti faccio un giro fatto bene. Guarda, amico mio. Allora, questa macchina, se non sbaglio, ha 7 marce. Sì, sì. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Sul TG ubriaco che non sa guidare. Bravissimo, con una PI, con una PI. Oh, 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 Lemon, tra l'altro. Orca loca. L'ho saltata, l'ho saltata. No, 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 ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo. Vai che la Ferrarina comunque è tanta roba, TM, eh. Guarda, guarda, guarda come scoda. Ha fatto i freni anche dalla Ferrari. No. Però ci stava, eh. Oh! Ciao! Ciao! Urca, frena! 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 Boom! Dai, 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 dai! Vai! Come l'ho presa, come l'ho sverniciata questa Lambo Veneno. Uela, uela, lo prendiamo, raga. Non frena, non frena. Non frena. Agli autoscontri, un po' di breakfast, eh? Cosa dici, TM? Un po' di breakfast. Oh! Allora, il piede fa quello che vuole, eh? Guarda che roba, guarda che roba. Guarda come devo frenare. Oh, oh, ma che roba. Ma dai, stai in strada. Allora, credo di non riuscire ad arrivare primo per il mio amico Davide. Credo di no. O forse sì. Forse sì. Forse sì, Davide, eh? Dai che ce la facciamo, come dice l'amico Franco, dai, 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 vai, vai, scateniamo i 3 miliardi di cavalli di questa mega, la Ferrari, raga. Devo solo ricordarmi di frenare adesso. Forse ho frenato un po' tardi, forse ho frenato un pelino tardi. Forse... Ma quanti cacchiarola di cavalli ha sta macchina? Ok, avete visto? Avete visto? Grande Marco Drums Games. L'ultima curva, prestiate, c'è il Gran Premio di Monza. E vai! È stata una bella gara.
Allora, questo casco e questa tuta sono fantastici. Ciao Loki! Ho bisogno che Sharder mi faccia una tuta personalizzata anche della Porsche. Sharder e Loki, sto... Allora, con un peperone sul cofano. Ci sta. Oh, raga, è una 33, eh? 33. Che buono. Col limone, eh? Allora, vediamo... Oh my God! Oh! Qui era la botta iniziale... Che stavo parlando un po' con Davide. Ciao amici e amiche di Twitch! Grandissimi! Grandissime! Guarda il cammello con la Pricciuga. Pricciuga. Guarda il cammello con... Pricciuga. Guarda il cammello... Vabbè... Come la prosciuga sarà, no? Amico mio, eh? Sì, lascia stare perché il T9 dei cellulari, se state scrivendo da cellulare, ragazzi, so che il T9 fa schifo. Eh sì, infatti, ho capito, amico mio. Ho messo un po', eh. Guarda qui, guarda qui. Allora, non dovete bere quando si guida, perché se no succedono queste cose, ok, raga? Oh, allora, il giro con la Ferrari l'ho fatto per il mio amico Davide, eh? Perché è entrato, mi ha detto, ma è la Ferrari, e gli abbiamo fatto il giro con la Ferra. Adesso andiamo, Ferrari è top, eh? Allora, un pettine e un bevi. Bevi ho già bevuto, grazie Axel. E il pettine da TM lo faccio adesso. Grazie, raga. Allora, guardate la meraviglia che mi ha fatto Sharder. Vi faccio vedere un secondo. Guarda Loki. Guardate che meraviglia, ragazzi. Che meraviglia, ragazzi. Adesso andiamo a correre e l'amico Kevin mi ha dato un settaggio, eh? Andiamo a fare questo settaggio, guardate che bella, meravigliosa, eh? Bellissima, però il Porsche fa schifo. Quindi il Porsche a tenerlo in strada bisogna veramente scassarsi i marones. Allora andiamo un attimo a... Guardate che bella, che bella, che bella, che bella. Live streaming sempre, ragazzi. Ho fatto 2 giorni a non far live, ragazzi, perché ero troppo stanco, eh? Davvero mi è venuta fuori tipo... Cioè, un po'... Allora, Dragon Trail, che era quella di prima. Allora, a regola, la facciamo a livello top, perché abbiamo le gomme, abbiamo tutto. Però non abbiamo l'assetto. L'obbettina, assolutamente sì. Fammi un attimo, amico mio, settare la macchina. Allora, 60. Prova a sentire se Sharderino c'è stasera. 7.10. Allora, quella che avevo provato prima non andava bene, eh? 36. 34. 49. 49. Allora, sto facendo un setting, raga, eh? 3, 8, 5, 3. Devo anche andare a farmi vedere... La vista, mi sa, eh? Mi è calata un po' ultimamente. Poca roba, ma è sempre meglio fare un controllino, raga. 2,5. 20. Di campanatura. E 20 di campanatura dietro. 18. 30 addirittura. 45, bravo, bravo Loki, grazie che hai chiesto all'amico Sharder se c'è. Ah, le marce addirittura, eh? Anche le marce addirittura. Sì, 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 faccio anche un video, Loki. Però qua mi sa che devo comprarlo. Si può comprare da dentro? No, si può comprare solo le gomme. E questo qui. Ok. Adesso lo provo. Se va bene, finita la live, faccio un video e ti mando il video. Mitico Loki. Così almeno ce l'hai anche tu il setting, perché veramente si fa una fatica boia. Si fa una fatica boia a tenerla in strada questa mitica Porsche che... Questo
questa mitica Porsche si fa fatica a tenere in strada. Vediamo un attimo le marce, perché probabilmente magari ha troppa coppia e poi si fa una fatica boia a tenerla in strada, perché la Porsche è la Porsche, fa una bella Porsche. Che cagata, battuta battutissima, bruttissima. Allora, ok, quindi regolazione, e vabbè, oh ciccio, oh, perché non l'ha cambiato, excuse me. Ma l'ho comprato o non l'ho comprato, raga? Ho comprato il cambio per qualcosa che non ho. Cioè, fammi capire. Cioè, questa non l'ho capita. Cioè, io non ho comprato il cambio, scusami. Questo che cos'è? Questo è il cambio. Ok, ho comprato tutto. Non me lo faceva mettere. Rapporto macchina da corsa, l'ho comprato. Ok, vediamo. Lo facciamo da qua, lo facciamo. Impostazioni. Ah, non me l'aveva preso. Scemo unito. Perché l'ho fatto io. Allora, questo qua è un 110, raga. Ciao amici e amiche, stiamo provando a fare un setting, eh. Ok. Allora, no, si deve cominciare a fare così. Allora, questo è 4.042. Ok. 275. Ok. Poi, 236. Ok, poi 209. Ok, poi 180, la gallina canta. Dai che ci siamo, raga, che andiamo a correre. Poi 146. E il primo 2540. No. Allora, adesso andiamo a vedere se è davvero cambiato qualcosa, amici miei. Ok, guys. Ok. Sure. Andiamo a correre, race, raga. Really. Dai, andiamo. Guys. Sono carico. Vediamo se il friends Kevin. Oh! Dai, vediamo, speriamo, eh. Mi sento già un po' carico, raga. Bisogna vedere se riusciamo a essere competitivi e se mi toglie la problematica. Sì, sembra che mi ha tolto la problematica. Aspetta, non vorrei parlare troppo in fretta. Oddio, tolta la problematica, no, però me l'ha un po' smorzata. Adesso devo vedere il prossimo giro, eh. Allora, non si può assolutamente frenare in curva, eh.
cacchio di Ford. Allora ragazzi, com'è andata il giovedì? Come a voi tutti? Allora, no, niente, praticamente quando gli dai un goccio di freno male. Oh, po' amico mio, mi spiace, cazzarola, dai che ci divertiamo stasera. Really? Really? Peccato, peccato. Io ho fatto una mega grigliatozza, Loki. Ho pagato 3 bollette che ci è andato uno stipendio, quindi effettivamente se devo vedere anch'io tra immondezza e luce. E cosa che mi è arrivato? Oh, un'altra roba, l'acqua forse. Questi mandano le bollette prima di andare in ferie. Ah, poverino. Ha tutto bene adesso? Sei andato a fare un controllo, amico? Non dirmi che ti sei spaccato qualcosa, eh? Ah, ok. Perfetto. Allora, quando la piantate giusta, cazzarola, praticamente siete fregati. Fregati, fregati è il termine giusto. Sure. Allora, va meglio, eh. Grazie Kevin della dritta. Va molto meglio. Ciullalà, sembra di essere tornato indietro al primo giorno che avevo in mano il gioco con questa Porsche. Incredibile. Parte subito, parte via subito. Ah, amico mio. Ok. Mi spiace, Lochino. Dai. Che legnate che dà quando tira giù. Bisogna non frenare, eh? A sta macchina, orca loca, per superare quella Beetle boia. Bisogna proprio dargli... Ti supero d'esterno, Beetle, così impari. Beh, qui raga non ci passavamo, in due non ci si passava. Vabbè, direi bene ma non benissimo. Devo provarla ancora. Quando comincio a capire un po' la pista, per la macchina, perché la pista direi che l'ho capita abbastanza bene. È proprio il mezzo qua, eh. Allora, da prima 17esimo a decimo abbiamo avuto un gran bel miglioramento. Un gran bel miglioramento. Però non basta assolutamente. Guardate che bella la livrea dell'amico Sharder Design, ragazzi. Non smetterò mai di dire che fa delle livree pazzesche. Mi manca solo la tuta della Porsche e poi ho l'assetto completo proprio da corridore Porsche. Però il Porsche, ragazzi, è una cosa che voglio imparare, come un po' il Nürburgring e Nordschleife, che devo farlo a oro. Sono quelle cose che
bisogna farle. Allora, con questa Porsche riesco a guidare anche da dentro, tranquillamente. Diciamo che la migliore, la visuale, oh, sportellano anche loro, raga, eh. Poi uno dice, hanno sportellare. Allora, toccare il freno in curva con questa macchina probabilmente si sbilancia avendo un motore posteriore, vedi? Basta solo che non do gas. Ciao M-Gain, guardalo. Eccola l'altra 911. Ok, diciamo che devo farla un po' più tranquilla, rispetto alla BRZ o la Beetle, che praticamente la prendo a fuoco, raga. Il bello della Beetle è che praticamente la fai quasi dritta, quasi dritta con la Beetle. Oh, 911. Guarda il Porsche qua. Porca. Vabbè. Qui mi è andata bene, eh. Vai. Qui mi è andata bene, raga, eh. TM è passato un po' l'effetto della birretta, eh. Vai. Vai. Bello. Allora, vediamo un attimo qui. Allora, si frena prima. Si imposta, si dà gas, si toglie gas, porca loca. Lamborghini, ancora dietro, mi sta toccando, eh. Ciao Nissan, no, è Honda, scusami. Grazie Umbi per il follower, thank you, grazie Umbi. Grazie amico, grazie amico. Allora, vediamo un attimo. Parco Trans, non sbagliare. Gli sono a fuoco la Subaru. Quella lì è la BRZ, quella lì. Dai Porsche, dai Porsche. Lo sapevo che l'ho cannata, la BRZ. Ragazzi, ah no, questa è la VRX. Infatti mi sembrava che non era la BRZ. È quella da rally. Ok, dai, dai, dai. Giro buono. Giro completo. Ciao ragazzi. Porca lochina. No, no! Non ci credo. Ho fatto una gara impeccabilissimus prime. No, hai visto dove mi sono infilato e poi va cosa vado a compinare? Su una curva che ero da solo. Ultimo! The show must go on. Dai, finiamo la gara e ne facciamo un'altra. Devo riuscire a imparare a guidare un Porsche, ragazzi, perché la Porsche è davvero una chimera, una cosa incredibile. Scusami. Scusami Peugeot, non l'ho fatto apposta, non volevo. Eh sì amico mio, e niente un'altra volta. Dai che a qualche posto lo recuperiamo. Dai che questi è un filotto qua, eh. Se non sbaglio, va 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 che non mi fa passare. Porca. Mi devo infilare dentro, raga, raga, raga. Porca loca. Perché poi? Perché io mi chiedo, adesso voglio vedere il replay. Perché mi chiedo se branca dentro
questa Porsche fa tutto di più per potersi girare in modi particolari. Ma perché ti giri? Ma sono andato addosso a quell'altro, ma per quale motivazione vai contro un muro e ti giri completamente? Che bisogna fare cose strane, Porsche. Fatemi vedere il replay, ragazzi. Fatemi vedere il replay, perché non ci credo. Da